Abbiamo parlato prima di igiene, ma l'igiene fa parte dell'igiene, anche la cottura degli alimenti. Ora, la cottura degli alimenti è qualcosa di estremamente interessante perché noi possiamo parlare oggi di notevole progresso anche dal punto di vista igienico, perché è subentrata la catena del gelo. La catena del gelo è una cosa di un'importanza stratosferica che le persone, soprattutto i giovani, non riescono a capire, di cui i giovani non riescono a capire, perché ci vivono in mezzo e non possono capire esattamente com'era la situazione prima. Siccome io ho una certa età, io ricordo benissimo che fino agli anni 50 inoltrati, mi sembra, noi avevamo la ghiacciaia, cioè io scendevo dal Norcino, il quale mi dava dei pezzi grandi così di ghiaccio. Ora è evidente che la situazione è leggermente diversa. Ho fatto queste piccole digressioni perché è importante capire che quando uno mi viene e dice tu vai a parlare di queste cose per i rifiuti, lasciate. I rifiuti sono un veleno, un tossico, lasciati, non solo è un tossico, ma sono pericolosissimi per la salute. Noi non ne sappiamo quali saranno le conseguenze di questo schifo che va avanti da 20 anni. Perché, cari amici, la legge sulla obbligatorietà della raccolta differenziata, che non è soltanto raccogliere dal punto di vista differenziato per riciclare e dar da mangiare a certi animali che se no, no non mangerebbero, no? Abbiamo visto adesso che è incominciata a uscire fuori la questione della quantità enorme di alimenti che vengono buttati. Qui c'è una normativa di legge che ha la sua ragione di esistere, ma bisogna risolvere questo problema. Non è possibile che ci sono miliardi di persone che muoiono di fame e noi buttiamo gli alimenti. E gli alimenti di prima categoria, perché soprattutto per ragioni igieniche, ovviamente, i ristoranti, gli ospedali, tutto quello che viene rifiutato viene buttato. Bisogna trovare il modo di riutilizzarlo, di trasformarlo. E detto questo, mi sembra di aver detto quasi tutto. Ricordo che la normativa, cioè il decreto Ronchi, era degli anni 90, che recepiva la normativa europea sull'obbligatorietà della raccolta differenziata. A Roma non c'è ancora la raccolta differenziata. Ci sarà una ragione? Sì, perché quelli che gestiscono l'amministrazione comunale di Roma sono dei delinquenti, dovrebbero essere carcerati e ergastolati tutti quanti, ma ergastolo vero, assassini. Da questa cosa qui e deriva la polemica in corso, in cui viene messa in mezzo questa consulente che si chiama Muraro. Escono fuori le peggio cose. Questo personaggio, che la giunta Raggi, che è una giunta di sprovveduti, perché quando si va all'assalto di una potenza mafiosa come l'amministrazione del comune di Roma e non si salva nessuno. Bisogna avere le truppe di rincalzo, non si può mandare allo sbaraglio una ragazzotta la quale poi di fronte ai fatti concreti, che è quelli che gli fanno vedere, gli autobus che non vanno, e la gente incazzata, gli autobus fermi in piena estate, con un gravissimo danno per il turismo romano e nessuno si ribella, a cominciare dall'associazione degli albergatori o da quella degli osti, dei gestori di bordelli più o meno nascosti, come avveniva ai tempi dei papi, quando si veniva a Roma con la scusa di partecipare a un giubileo. Ricordiamoci che c'è anche il giubileo qui, non se lo dimenticano certuni, ma in realtà venivano per scopazzarsi certe belle puttanone, che hai capito che poi pagavano la tangente al parroco. Allora, qui abbiamo queste due consulenze, leggiamo quest'altro titolo, perché a noi bastano i titoli, eccolo qua, quest'altro titolo.
Inchiesta rifiuti, nuovo blitz, consulenze, Murano spentita da una superperizia, sequestro di carte dai carabinieri in regione e provincia, la sua certificazione sui TMB sbagliata per l'80%, faceva le certificazioni false, non poteva essere diversamente. Certificazioni false, questa stronzetta qua. Dal Friuli all'Ama. Dal Friuli all'Ama, 24 incarichi, ecco la ragnatela dell'assessora. Allora, cosa ha fatto questa amministrazione di Grillini? Presa dalla disperazione, ha dato un incarico a un personaggio pensando che fosse un'esperta e non tenendo conto invece era un personaggio di questa genga, di questa cricca, di questa malsana vita sociale e sanitaria italiana, perché parlare di rifiuti significa parlare di igiene, di sanità, capito? Il tutto dovrebbe essere competenza dei medici comunali, degli ex medici condotti, ora comunque coinvolti in queste cose. Dovrebbe essere loro a rilasciare tutte le certificazioni relative a questa situazione. Dovrebbe essere gli istituti di igiene, soprattutto gli istituti di igiene dell'università, a affrontare questo problema e a combinare le condanne. Dal Friuli all'Ama, 24 incarichi, ecco la ragnatela dell'assessore. Non poteva essere diversamente. Se questa qui stava in mezzo a questo regime di ruffiani, non poteva essere che parte di questi. Io non entro nel merito, relativo al fatto che i Grillini avrebbero potuto selezionare qualchedun altro. Semmai entro nel merito al fatto che i Grillini dovevano essere armati di tutto punto e avere una task force capace di affrontare questi problemi. Un altro pezzo sempre di Repubblica su Roma, rifiuti, inchiesta sugli impianti scelti dal comune, non ce n'è una buona. Non ce n'è una buona, non ne hanno fatto una buona, non avrebbero potuto farne di buone se ci volevano lucrare sopra a un popolo di cialtroni. Stavano meglio, erano più puliti i romani ai tempi di Cola di Rienzo, perché Cola di Rienzo non scherzava. Poi abbiamo un altro articoletto qua sotto. L'altro ieri abbiamo parlato di un nulla tenente che vedi caso tutti sapevano che non fosse nulla tenente, poi vedi caso quelli che lo dovevano sapere, quelli di Equitalia, no? Quelli dell'Agenzia delle Entrate, quelli che trattassero i cittadini, quelli che portano a suicidio a gente che lavorava, questi qui non sapevano di un certo conte, barone, marchese, come cazzo si chiamava, capito? Che poi è stato scoperto grazie alla solita bega per una divisione con l'ex moglie, una principessa, un principessa borghese, proprietario niente un po' di meno che di un castello, il castello della Crescenza, un castellone dove si sono sempre fatti pranzi luculiani, tra cui anche il pranzo per il matrimonio di Totti. I pranzi venivano organizzati anche per conto del Berlusca, che ci invitava questo e quello. Il conte aveva anche, conte, marchese, principe, tanto sono tutti della stessa razza, aveva anche un elicottero col quale si spostava e andava a Capalbio, lì nei luoghi dove vanno queste teste di minchia, capito? Ecco, Capalbio Argentario, tutti là, no? Sono tutti là, è vero Vetroni? È vero D'Alema? Qui ce ne sta un altro, li prendono adesso, in piena estate, prendono della gente che sono dei nulla tenenti, capito? Poi vanno a cercare i 10 centesimi in tasca di un poveraccio. Maledetti. Ma ve le faremo pagare. Il blitz della finanza. O questa finanza di tanto fa i blitz. Balini, il nulla tenente con 450 milioni. Scatta il sequestro per il porto di Ostia. Capito? Era un nulla tenente e ci aveva 450 milioni. Ce li avessi io da ficcarli in culo a chi lo dico io.
al gota della finanza, agli epigoni della banda della Magliana, il nullatenente Mauro Balini, a cui ieri il GICO della finanza ha sequestrato un patrimonio da 450 milioni di euro, aveva agganci ovunque. Se non hai gli agganci non sfuggi, ma è questo il problema. Questoro hanno gli agganci. Capito? Quattro filoni d'inchiesta della Procura Romana sull'emergenza rifiuti. Quattro filoni. Allora, ripetilo. Quattro filoni d'inchiesta della Procura Romana sull'emergenza rifiuti. Ecco, che non è, ripeto, Quindi vuol dire solo che è un fatto molto grave. Quattro l'emergenza, filoni. quattro filoni d'inchiesta, ma non è soltanto l'emergenza rifiuti. Diciamo, uno ha lasciato quattro stronzi da qualche parte, si lasciano ovunque. Io ci lascerei tra gli stronzi, ci lascerei Maria Elena Boschi, capito? Matteo Renzi, questi qua lasciati lì, capito? Assieme agli altri stronzi. No, capito? È una cosa più grave, è igiene, è malattia, è rischio di contagio, è rischio di epidemia, come lo dobbiamo dire, porcaccio Giuda. Soprattutto in estate. Medico provinciale, dove cazzo stai? Il nullatenente Balini, ma sentite, sentite che bello, per i suoi affari poteva contare sulla collaborazione dell'allora numero 2 delle Fiamme Gialle, ma guarda un po', il generale Spaziante, Spaziante, il generale Spaziante, capito? Per avere un documento falsificato, ma anche sulla criminalità e sorvoliamo, questa è Roma. Cari amici, questa è Roma. E voi volete pulire Roma con una ragazzotta ministro e sindaco che non sa nemmeno dove mettere le mani. Di fronte all'emergenza rifiuti non avevano in mano un competente da metterlo lì a sostituire quella banda di assassini che c'erano prima. Voglio ricordare, oltre al fatto che c'è la legge Ronchi, il famoso decreto Ronchi sull'obbligatorietà, che è un decreto di attuazione di una normativa europea degli anni 90. Capito? C'è una sua ragione questo fatto qui. Voglio ricordare che l'AMA, questa associazione, è privata. Pochissimi lo sanno perché credono ancora che sia una dipendenza del comune, cioè è una privata con un'alta percentuale di partecipazione del comune, se no non ci sarebbe questa associazione a delinquere così forte, così legata tra di loro. Questo, le consociate, queste associazioni così, sono fatte apposta per favorire le azioni criminali. Queste sono fatte. Ricordo allora che l'AMA, essendo privata, agisce in funzione di contratti che fa con l'amministrazione comunale. Ne consegue che se l'AMA non fa quello che deve fare per contratto, è inadempiente, deve pagare. Questo è il primo fatto. Il secondo che io voglio sottolineare è che l'AMA ha degli obblighi nei confronti dei cittadini. Perché l'AMA è vero che fa i contratti col comune, ma è altrettanto vero che ha degli obblighi di civiltà nei confronti dei cittadini, di civiltà, capito? Non di pulizia, la pulizia viene dopo, prima c'è la civiltà e la civiltà prosegue sistematicamente in relazione all'igiene, capito? No, non vorrei aggiungere altre cose su questo argomento, perché è un argomento palese per chiunque, meno per gli ignoranti che vivrebbero bene in una capanna, nemmeno tanto, perché i negri sono più puliti. Andate a vedere quei poveri negri che vivono nelle savane, come sono puliti, come sono pulite le loro capanne, com'è pulito il loro villaggio. Vabbè che per pulirlo poi cacciano via anche i malati e rilasciano a disposizione delle belve, ma comunque sono puliti.
proseguiamo per far vedere in che cazzo di mondo noi ci troviamo a vivere. Allora, volevo dire appunto che siccome l'AMA ha degli obblighi nei confronti dei cittadini, nei confronti di ogni singolo cittadino, di ogni famiglia, da cui estorce cifre altissime, la prima cosa che dobbiamo fare è non pagare più l'AMA per inadempienza contrattuale. Seconda, citare in giudizio l'AMA per avere il pagamento dei danni della sua inefficienza. Ci sono dei danni, andranno conteggiati, l'importante è che noi ci faccia causa per la condanna dei responsabili dell'AMA, prima di tutto, per inadempienza e condanna, per la mancanza di igiene, che è uno dei reati più gravi che ci possono essere. Inquinamento è grave, è inquinamento comunque, dice, ma dove si vede, cosa non vedi? Quando ci sono questi schifi così, è inquinamento. Non c'è mica bisogno che uno vada a fare l'analisi delle acque per vedere che c'è qualcuno che ci ha pisciato. È inquinamento. Quindi farsi pagare i danni dal presidente passato dell'AMA, dall'amministrazione comunale che ha fatto i contratti, e non pagare più la bolletta dell'AMA. Oh, vediamo altre 3 o 4 cosette e poi a questo punto la chiudiamo. Poi torneremo a questo argomento dal punto di vista giuridico, va? Perché tu torneremo dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista umano c'hai ragione, ma dal punto di vista giuridico c'hai ma non sei tu che devi dare ragione alla controparte. Acqua a caro prezzo. No, io do ragione alla controparte, perché se no, se fai una causa la perdi. Bisogna perché vedere. Non hai titolo. Bisogna vedere. Eh? Bisogna vedere, bisogna saperle fare le cause. No, sono state vinte delle cause impensabili. Le norme che te lo consente. Sono state vinte delle cause che nessuno ci avrebbe pensato. Allora, buche stradali che sono quelle che hanno. Quello che bisogna fare è instaurare una tutela legale con una strategia legale. Perfetto. Questo sì. Meno male. Ma non dire cose che non va si bene. Possono fare. Una tutela legale con che una si possono fare e altre che non si possono fare. Benissimo. Perché se le fai perdi e va ti condannano pure le spese. Quindi già sei cornuto e mazziato. Allora, tu sei già venuto sul mio discorso, perché tu già hai detto dobbiamo fare una tutela legale. Ma sicuro! Quindi non è una cosa di una lotta intestina fra 4 delinquenti, tra 4 bravi di Don Abbondio che si leticano tra di loro per un pezzo di stronzo. Qui è l'igiene e la salute di tutti i cittadini. È un fatto anche penale, non solo civile. Allora, faccio vedere un'altra cosa. Buche stradali. Allora, siccome la scusa del fatto che gli autobus sono rotti, sono le buche stradali, logica vorrebbe, no, che ci siano dei fondi per tappare sto cazzo di buche. Io ricordo che a suo tempo un noto assassino, eroe di Via Rasella, noto assassino, criminale assassino, aveva inciampicato in una di queste buche, non so quanti soldi gli aveva dati il comune. Lui è andato, credo che nessun altro gli abbia dati. Agli autobus che stanno 500 autobus fermi con i cittadini e soprattutto i turisti a cui bollono i coglioni sotto il sole, è vero, questi qui non lo sa nessuno, non se ne fila niente nessuno, va tutto normale, quelli che si sono tagliati i fondi con ogni probabilità se ne sono pure mangiati e li vadano nella strozza. E poi leggiamo altre 2 o 3 cosette e chiudiamola lì, perché avrei tante cose da dire, alcuno l'abbiamo. Ecco un altro articolo sempre relativo ai rifiuti, l'inchiesta, questa è sempre Repubblica, Roma, la truffa dei rifiuti, primi indagati all'AMA, bufera sull'assessora 5 Stelle. Ecco, bufera sull'assessora 5 Stelle. Ma lo ripeto, se è una che è esperta e ha intrallazzato con costoro, può essere una persona limpida, può essere una persona esente da questi intrallazzi, da queste schifezze. Allora, colpa dei 5 Stelle, lo ripeto per l'ennesima volta, che non sono stati capaci di selezionare una persona idonea.
il comune e le aziende, acqua a caro prezzo, tra un anno la bolletta aumenterà del 4,8%, eccolo qua. Quante volte abbiamo detto? Quante volte abbiamo detto che la privatizzazione dell'acqua pubblica porterà a enormi guadagni le ditte private che se ne sono impossessate? Perché basta aumentare di un per mille il costo dell'acqua, questi faranno i miliardi e voi sarete assetati, voi e noi, capito? Perché l'acqua è obbligatoriamente pubblica e questa gente qui ha già programmato, sono loro i privatizzatori, capito? Acea privata, Caltagirone, la Suez, è bello, la Suez è la fine del mondo, la nostra acqua, noi sopravviviamo grazie a un'azienda in mano a loro signori, la Suez, apparentemente francese. Ferrari e soldi, Ferrari, eccoli qui, le Ferrari, mio caro, e case con i soldi di Etruria, eccola qui, guardate dove vanno, salviamo le banche, salviamo le banche, ecco, i soldi se li pappano loro, poi il popolo bue, il popolo pecora, paga i conti, Ferrari e case con i soldi di Etruria. Civitavecchia, due arresti per la bancarotta della Privilege Yard, ci abbiamo anche il nome inglese, Privilege Yard, la società che doveva costruire il maxi yacht al cardinale Bertone, brav'uomo, sant'uomo, ogni volta che una cosa che tocca, veramente un miracolo, si trasforma in oro, in argento, in mirra, anche in mirra si trasforma, capito? Anche in carta d'accesso qualche volta, sempre con la benedizione della Madonna, ben inteso. Al cardinale Bertone 700.000 euro per beneficenza, consulenza di 500.000 euro per l'ex senatore Baldassarri, che consulenze d'oro, per fortuna gliel'hanno fermata, così questa maxi yacht se la piglia e si accoccia, e a quelli a pagarne per primi le conseguenze sappiamo chi sono, sono i poveri operai che hanno lavorato alla costruzione di questo maxi yacht. A conclusione avremo altre cose da dire, no, questo sì, i sospetti jihadisti approfittano in Italia del caos giustizia, ma è scritto, lo scrivono sui giornali. Non siamo solo noi che diciamo che la giustizia italiana è un caos, o è un casino, non si capisce bene qual è meglio, cioè un bordello. Abbiamo visto anche di recente una magistrata farsi baciare i piedi dall'avvocato di un indagato per strage, al quale indagine lei era preposta. La grande fotografia pubblicata su tutti i giornali, ovunque. Eccola qua, caos giustizia. Cosa ti aspetti da questo paese? Ultima, e questa è gravissima, ma anche questa la dobbiamo dire. Lasciata in auto dalla madre, muore di caldo a 18 mesi. Siamo ancora a queste cose. Una bambina di un anno e mezzo, lasciata in macchina che muore, la terza, la quarta, forse la quinta. Ma insomma, porco Giuda, la madre indagata per omicidio colposo, no, dovrebbe stare in galera, sai quanto? All'ergastolo. Così i genitori, quando si portano i figli in macchina, si ricordano. Io ricordo le cose strazianti che abbiamo saputo relative a questi genitori, si sono dimenticati i figli in macchina, figli piccoli, che poi sono morti colpiti dal caldo. Livorno, la bimba dormiva sul seggiolino, e succede sempre così. A scoprirla è stata la nonna, la donna si difende, un vuoto di memoria, gli organi saranno donati, ma scusa, ma ti ricordi la domenica quando vai a messa o no? Ma quando vai a messa e reciti il rosario o certe litanie,
Ma quelle te le ricordi? Allora, a questo punto io chiuderei con un'ultima notizia, perché mi interessa dirla qui, in questo contesto. È morto il 2 marzo 2016, è mancato nella sua abitazione di Torino il professor Sergio Ricossa, di 89 anni, accademico dei Lincei, noto economista e saggista. I funerali sono stati celebrati dal figlio Don Francesco Ricossa, che è uno degli esponenti di questo sodalizio, uno dei pochi sodalizi seri che sono rimasti nel cattolicesimo. Allora, volevo fare questa piccola considerazione, perché come il figlio Don Ricossa è un cattolico integrale, integralista, fedele ai suoi principi fino in fondo, il professor Sergio Ricossa era comunque un liberale. Era un liberale, però si distingueva da questa manica di delinquenti per essere un liberale, non un liberal liberista, ma un liberale autentico. Grande professore, grande insegnante della razza di quelli che ormai non ci sono più. E con questo io al momento chiudo. Forse il professor Sergio Ricossa, pur essendo liberale e presumibilmente, diciamo, molto aperto e poco legato probabilmente alla dottrina cattolica, per la posizione tipica dei liberali, oltretutto, non penso che possa esserci un liberale ferocemente cattolico, che ne abbia scritto Benedetto Croce. Benedetto Croce ha scritto "Non possiamo non dirci cristiani", certo, perché Benedetto Croce, da storico, da storicista, da idealista storicista, non può ignorare il nostro passato. Quindi, se noi siamo il nostro passato ha avuto un imprinting, ahimè, troppo consistente dovuto alla Chiesa Cattolica. E quindi, da quel punto di vista, nulla da dire. Croce aveva ragione. E in questo caso noi sappiamo, perché abbiamo anche letto i suoi libri, abbiamo visto i suoi interventi alla televisione, eccetera, che si trattava, il professor Ricossa era un liberale. Adesso ci dicono che era anche cattolico, può anche darsi, ma comunque di quella tipologia di liberali molto aperti e non certo asserviti agli interessi degli usurai d'oltreoceano. Ricordo come ultima battuta che proprio di recente ho letto un articolo in cui si diceva che una delle ragioni della laicizzazione dell'Italia in questi ultimi 30 e 40 anni si deve alla Democrazia Cristiana, e questo è verissimo. La Democrazia Cristiana è stato un partito liberale, molto liberale, che ha poi aperto le porte a tutto quello che sta succedendo oggi. A fronte degli altri partiti, che erano tutti molto rigorosamente dogmatici, e dogmatici a cominciare soprattutto dal Partito Comunista, della loro dottrina. E questa è una cosa verissima. Così come è vero che corre voce, ma io penso che sia una cosa giusta, con le voci che appunto tra le altre responsabilità della Chiesa Cattolica di oggi c'è anche il processo di secolarizzazione. Nessun'altra religione è stata pronuba di secolarizzazione come il cattolicesimo, per cui i cattolici non si lamentino quando sentono parlare Francesco I. Arrivederci.